No, farlo in automatico. Sì, No. Sì, ciao. anche se io lo alzo, bene e No, no, male, così va bene. così va bene. Ciao a tutti. Uno, due, tre, prova. Bene, facendo uno. C'è una bella eco di sottofondo. Ok, allora ragazzi, scusatemi, ma devo un attimino abituarmi a questa nuova forma di diretta su Facebook che voi non potete vedere in questo momento, mi dispiace. Mi sa che forse una volta avevo provato a farvela vedere. L'eco arrivava da Mi sa qui di sì, invece, in avevamo già realtà. visto, sì. Comunque, insomma, siamo in diretta su Facebook. È venerdì 23 settembre, sono le 17:04. Andremo avanti per circa una mezz'oretta. Non vi preoccupate se ogni tanto vedete che faccio dei versi strani, mi giro da un'altra parte, che qui ho un altro monitor dove io mi vedo un po' in differita. E quindi mi sento molto scemo perché vedo un me stesso davanti che fa i versi che io ho fatto 2 secondi prima, poi ho una vespa che mi sta gironzolando davanti, insomma, è tutto molto, molto simpatico in questo venerdì pomeriggio. Comunque, vediamo se riesco anche a scorrere le vostre domande durante i miei vaneggiamenti. Ok, vedo un bel ciao che si è sovrapposto. Ok, buon pomeriggio Nicola. Ho uno Huawei e non sono riuscito a capire a cosa serve la gestione drop zone. Se attivo la spunta su un'app, cosa succede? Non ha parlato della gestione drop zone. Perché mi stai facendo una foto mentre sono in diretta? Uno Ce snap. l'hanno con te? Non hai mai parlato della gestione drop zone in qualche recensione di Huawei? No, in realtà non mi ha parlato insomma. Bene, allora rispondi, che cos'è la gestione drop zone? Io non me lo ricordo assolutamente. Ha una funzione un po' chiara del Una gestore, funzione poco chiara di Huawei. Beh, che grande risposta, devo dire in questo momento, a parte gli scherzi, magari ci diamo un po' un'occhiatina e vediamo se è il caso di spiegarlo anche un po' meglio sul sito. Devo dire, a prima occhiata, davvero non mi ricordo assolutamente a cosa eh potesse no, servire. è tipo una funzione per dare, come dire, cioè per dare maggiori permessi a È quell'applicazione. una funzione relativa alla gestione dei permessi di quell'applicazione. Sì. Saluti anche Emanuele. Ciao, oggi per la prima volta riesco a vedervi in diretta, di solito sempre in differita. Bravi, grazie Giancarlo, ciao a te. Ho ancora senso l'acquisto di ZenWatch 2 come qualità-prezzo oppure è meglio aspettare qualcosa di più nuovo a quel prezzo? ZenWatch 2 ha ancora un ottimo rapporto qualità-prezzo, ZenWatch 3 sembra essere un ottimo smartwatch, è tra i primi ad utilizzare il nuovo Snapdragon Wear 2100, non sembra un processore che farà rivoluzione, ma insomma siamo molto curiosi. Il problema è che i tempi di ASUS su ZenWatch 3 secondo me non sono sicurissimi, cioè speriamo di vederlo a breve, speriamo di vederlo entro Natale, se vi ricordate ZenWatch 2 ci ha messo diversi mesi per arrivare in Italia rispetto all'annuncio che fu fatto praticamente un anno fa. Questo ZenWatch 3 dovrebbe arrivare prima, ora come ora, secondo me il 2 rimane comunque ancora un'ottima opzione di acquisto perché rimane uno dei migliori Android Wear finora riusciti e anche uno di quelli più economici. Cosa ne pensi dei problemi del Nexus 5X? Io li vedo abbastanza limitati, so che è frustrante sicuramente per quelli a cui sono capitati. Scusate, sto passando cose nel frattempo a persone qua accanto, dicevo, secondo me è un po' frustrante, me ne rendo conto per quelli che sono incorsi in questi problemi. Penso tu ti riferisca, per esempio, ai bootloop di cui abbiamo parlato pochi giorni fa sul sito. Mi sembra, da quello che è emerso finora, che siano molto limitati. Quindi non gli do un peso così eccessivo da affossare il device, che rimane comunque uno di quelli con un rapporto qualità-prezzo, soprattutto adesso, ma insomma anche già da qualche mese, non certo al lancio, veramente ottimo. Un Nexus 5X, poco più di 200 euro, rimane comunque, secondo me, un ottimo smartphone. Oddio, Facebook mi ha fatto spostare tutto su, giustamente. Secondo voi qual è il miglior compatto Android adesso, massimo 5 pollici? Beh, Nexus 5X secondo me rimane un buon 5 pollici, ci sono tante alternative. Non possiamo purtroppo più dire i nuovi Moto G che sono saliti anche troppo di stazza, insomma, in quella dimensione lì. Sono molto curioso di vedere il prossimo Pixel che si presenta come uno dei 5 pollici più potenti, tra l'altro, avrà Snapdragon 821, non ho memoria di un altro 5 pollici al momento con Snapdragon Performance, 821. se può, performance 820. 820X Performance, sì, va bene, però sono curioso di vedere appunto anche come saranno questi Pixel. Il bello è che ormai anche i 5 pollici sono stati secondo me un po' sdoganati, rimpiazzati per lo più da 5.2 e 5.5, che ormai sono una fascia che nemmeno tra un po' chiamiamo più tablet, phablet, scusa.
Meglio prendere S6 oppure aspettare che i prezzi di S7 suppongo si abbassino? Secondo me tra S6 e S7 c'è una grossa differenza che è l'autonomia. S6 veramente deludente, a volte fastidiosa, mi è capitato più di una volta di non essere, come dire, molto felice nei confronti di S6 in termini di autonomia. S7 fa decisamente un passo in avanti molto buono, per non parlare poi di S7 Edge. Sono già abbastanza scesi i prezzi di S7, ovviamente sono tra i due. Il modello successivo è sicuramente migliore su diversi fronti, comunque anche quello della fotocamera non da ultimo. Intorno a 250 euro Nexus 5X è la scelta migliore, dipende da quello che vuoi. Secondo me è un ottimo smartphone, l'ho già detto anche pochi minuti fa. Bisogna vedere se ti piace l'esperienza pure Google, se no in quella fascia di prezzo ci sono degli Honor da tenere in considerazione. È una fascia sempre molto combattuta perché ci sono appunto anche i vari Moto G, ci sono vari Meizu, Xiaomi. La fascia di 250 euro è quella dove secondo me vai un po' a marca. La marca che ti offre quell'interfaccia o quelle funzioni che bene o male preferisci, perché in quella fascia di prezzo lì è veramente una grande battaglia tra nuovi modelli e vecchi modelli svalutati. Vi ricordo www.androidworld.it/miglior-smartphone-android, miglior-smartphone-android, la nostra classifica dei migliori smartphone divisi anche per fascia di prezzo, la aggiorniamo su base regolare, quindi non troverete cose vecchie che non sono più di valore. Quindi andate a darci un'occhiata e anzi ditelo anche ai vostri amici se sono indecisi, il classico consigli per gli acquisti. Cosa ne pensi di Google Pixel contro il modding? Allora, intanto nessuno ha detto per ora che Google Pixel sono contro il modding. Yacht, secondo me, si sta portando forse un pochino troppo avanti nelle considerazioni su questi Google Pixel, sia sul dual boot che prima davano quasi per scontato e poi, ah no, ma non si farà modding perché è difficile ottenere i permessi di root. Calma, vediamo un tanto come saranno fatti, lasciamoli uscire. Tante volte abbiamo sentito dire, oh mio Dio, no root, impossibile, non ce la faranno mai, e poi comunque una strada è stata trovata, quindi non ci facciamo il capo prima del tempo. Io la cosa su cui mi fascerei il capo è il prezzo, perché per adesso sembra davvero che siamo su cifre molto molto elevate. Google sta puntando molto su questo evento, l'avete visto, pubblicità fisica, concreta, anche a New York, queste specie di statue a Battery Park, a Brooklyn, cartelloni vicino a Times Square, insomma una pubblicità importante che Google non ha fatto per i Nexus negli scorsi anni. Ma nessuno parla più del grande LG Urbane 2? No, noi la recensione del Watch Urbane 2 l'abbiamo fatta. Il punto è che ti potrei dire, caro Giovanni, che nessuno parla più di Android Wear. Non ci sono nuovi Android Wear in arrivo, l'abbiamo scritto qualche giorno fa, da parte di Huawei e LG, i più grandi produttori, insomma, di smartwatch Android Wear, non programmano di rilasciare nuovi smartwatch, cioè almeno entro la fine dell'anno, proprio ora che in autunno dovrebbe uscire Android Wear 2.0. Quindi secondo me questo è un brutto colpo, anche se vogliamo, la piattaforma Wear, che non avrà un device di riferimento per Android Wear 2.0, a meno che non arrivino gli smartwatch Nexus, come li abbiamo chiamati qualche mese fa. Non sembrava che nemmeno intorno a quei Nexus ci fosse grande interesse, almeno da parte vostra, non ne sono mai stati tra gli articoli più commentati e dove il dibattito era più vivace, non ne abbiamo più sentito dire nulla. Spero che se Google vorrà davvero lanciare in pompa magna Android Wear 2.0 e non avendo un partner che produrrà nuovi smartwatch per quel motivo, che magari ci si metta appunto in prima persona a realizzarli. Ci sono novità su LG V20, chiede Luca. Giusto ieri abbiamo riportato in evidenza un articolo con un'ulteriore conferma che non arriverà in Europa. Presto lo vedremo nelle recensioni? No, ti ripeto, non è previsto per l'Europa. LG l'ha ribadito più volte da più fonti, sia a noi direttamente che sui canali social. Non ve lo aspettate a breve, poi magari tra qualche mese arriverà. Però esattamente come è stato lo scorso anno per Note 5, anche LG quest'anno ha copiato Samsung con un anno di ritardo, non portando il suo secondo top di gamma dell'anno in Europa. Ripeto, per adesso, spero che tra qualche mese cambi idea. Sono d'accordo con te che V20 è un dispositivo molto interessante, io lo vedevo veramente come un ottimo telefono da vlogger, ma anche per noi, perché il fatto delle doppie fotocamere e tutta l'attenzione all'audio lo rende veramente un dispositivo multimediale molto completo,
con il quale poter realizzare magari anche qualche video un po' particolare o comunque fuori dalla quiete dell'ufficio. Così non sarà, almeno a breve, dispiace a me tanto quanto a voi non poter mettere a breve le mani su questo LG V20. OnePlus e un bellissimo, mi dice Paolo, telefono. Ok, la domanda finiva dopo, non era una vera e propria domanda, sono abbastanza d'accordo con te. OnePlus 3 è stato senz'altro un grande successo, tanto che se hai visto l'articolo che, se non sbaglio, ieri ha scritto il nostro Lorenzo, OnePlus 3 è già praticamente quasi esaurito, cioè la versione soft gold arriverà tra mesi e la versione invece, diciamo, non soft gold arriverà, se non sbaglio, a fine ottobre, novembre, quando era OnePlus 3. Quella normale è fine ottobre e siamo a fine settembre, fra un mese di attesa, nonostante OnePlus si sia presa un mese per impolpare le sue scorte. Questo vi fa capire, da una parte, che forse le sue scorte non erano comunque enormi e comunque i suoi volumi di produzione non saranno certo a livello di Samsung e compagnia bella, dall'altra vi fa capire che comunque questo OnePlus 3 è stato probabilmente un grande successo e lo dimostrano comunque anche le moltissime recensioni positive che ha ricevuto il terzo top di gamma di OnePlus. Viva il 5X, Nexus 5X è un 5,2 pollici, sì, ok, non mi sembra di aver detto, avevo detto che era da 5, se ho detto 5 mi dispiace, 5,2. Vi piace a voi di Android World l'iPhone 7? Dov'è l'iPhone 7? iPhone 7, eccolo qua. Allora, io odio questo coso qua, questo tasto, voi non potete capire io quanto lo odio. Il fatto che questo maledetto pulsante, ora non lo vedrete bene dalla videocamera del Mac, ma non si possa premere, è una cosa fastidiosissima perché quando proverete a premerlo, vi sembrerà in realtà di premere sul retro del dispositivo perché qui c'è il motorino di vibrazione. E la cosa ganza è che facendo così sentirete quasi vibrare praticamente il retro. Se lo andate ad appoggiare su una scrivania, ancora peggio, non vibrerà quasi nulla e vi accorgerete ancora di più del fatto che questo non è un vero pulsante, ma è un pulsante un po' finto. Insomma, bocciatissimo. Apple, sei una stupida. Sto scherzando. No, fino a un certo punto, sto scherzando sul fatto che il Force Touch a me piace, impiegato per esempio nel touchpad di un Mac, mi può andare bene il 3D Touch sul display dell'iPhone, non vedo la necessità di metterlo su un pulsante che comunque rimane un pulsante perché vai a premerlo, quindi non è che l'hai eliminato. E allora non capisco perché dover fare per forza questi esercizi ginnici. Emanuele dice per un problema di impermeabilità, mi per esempio altri smartphone tipo quelli di Samsung hanno un tasto che puoi premere ma sono impermeabilissimi, quindi a me personalmente non ha entusiasmato questo pulsantino qui. Per tutto il resto, la recensione completa di iPhone 7 arriverà la prossima settimana, quindi ne riparleremo su mobileworld.it. Mate S è un'alternativa valida per quella fascia di prezzo. Oddio, qual è la fascia di prezzo di Mate S adesso? In quella 3,50? 4,50 di Mate S ancora? Allora, io ribadisco intanto, ragazzi, www.androidworld.it/miglior smartphone Android. Trovate lì tutta una bella classifica di smartphone divisi per fascia di prezzo. Ottima per i classici consigli per gli acquisti, perché anche noi che comunque trattiamo con queste cose tutti i giorni, non è che abbiamo in testa il listino prezzi completo, aggiornato, fa comodo anche a noi ogni tanto un po' un ripassino per andare a vedere come stanno le cose. Infatti hai appena visto che di primo acchito il prezzo di Mate S non mi veniva. Sui 300 euro c'è il mondo, cioè 250-350 è ormai quella fascia dove secondo me diventa quasi impossibile decretare chi sia il migliore in assoluto, perché c'è troppo, troppo affollamento di tutto. Dipende appunto dalle esigenze personali di ciascuno, dipende da quanto preferite una certa interfaccia rispetto ad un'altra, dipende da tante cose, insomma. Di OnePlus, per dire che prima stavamo dicendo del grande successo di OnePlus, alcuni miei amici a cui ho consigliato non si fidavano per il fatto che era un'azienda comunque straniera, l'assistenza, non lo so. Può non essere la stessa cosa di un Samsung che magari io compro nel negozio dietro casa. Quello dovete valutarlo voi. Noi vi possiamo dire, dal punto di vista delle recensioni che abbiamo fatto, che sono ottimi smartphone. Poi ognuno fa le considerazioni del caso. Stefano dice Sony Z5 Compact. Non so se sia un invito o un'affermazione o un vai Z5 Compact. Io direi più che altro vai Sony, perché Sony in quest'ultimo anno mi sembra che avesse le idee forse un
pelino confuse, nel senso che ha ridotto molto la sua lineup. Gli Xperia X non sono stati dei campioni di consenso e penso che questo ne siate accorti. È arrivato adesso XZ, che mi fa un po' sorridere per il nome, perché sembra quasi un ritorno al passato con la serie Z mescolata con la serie X, ma insomma ne riparleremo poi meglio in serie di recensione. Diciamo che tra i tanti produttori Android del momento, Sony forse non è tra quella che versa in acque migliori, ed è in buona compagnia perché ci possiamo mettere tranquillamente anche HTC. E non è che LG quest'anno sia andata meglio, ma sto abbastanza divagando perché ho in testa un editoriale da un po' di tempo su questo argomento, magari ne riparleremo, spero a breve, su androidworld.it. Lorenzo, questa domanda è per te. Quando usciranno i nuovi giochi Gameloft, Asphalt Extreme, Gangstar New Orleans, Asphalt 9, Dying World, Modern Combat Versus, sono spettacolari? Asphalt Extreme ci siamo quasi. Dying World mi sa che segnalerà. Dying World probabilmente cambierà nome, Asphalt 9 se non sbaglio il prossimo anno. Asphalt 9 il prossimo anno. C'era un bell'articolo che avevi fatto, se non ricordo male, diversi mesi fa con tutte queste varie anteprime. C'era stata questa mega anteprima di Gameloft, un po' con tutta la sua lineup sostanzialmente, anche per buona parte secondo me del 2017. Ovviamente ne riparleremo appena possibile di Asphalt Extreme, ne avevo parlato proprio ieri. Rimane sintonizzato perché secondo me nel giro di un paio di settimane più o meno siamo lì lì con il lancio ufficiale. Potevano mettere un display più bello però a 5X? Sì, potevano mettere tante cose più belle, magari potevano mettere anche un prezzo di partenza più basso. In America in effetti era così. Più che altro la parte fitness dell'LG Urbane 2, tipo se il GPS è compatibile con qualche app di terze parti, Runtastic, Endomondo, Starva, eccetera, nessuno ne parla. Io sinceramente non ho ricordi se il GPS del Watch Urbane 2 era compatibile con app di terze parti. Mi sa che in realtà Watch Urbane 2 GPS sarà compatibile con app di terze parti, cioè perché non dovrebbe essere? Più che altro la mia domanda è questa. Esatto, quindi dovrebbe essere, secondo me, compatibile con app di terze parti. Non vedo in realtà nemmeno perché dovrebbe essere bloccato. Quando arriverà l'accensione dei nuovi iPhone? La prossima settimana. Mate S conviene prenderlo? Secondo me sì, nel senso che sia Huawei che Honor hanno fatto in quella fascia di dimensioni, ma anche di prezzo, dispositivi molto validi. Avrei visto appunto tutte le recensioni che abbiamo fatto, da Honor 8 ai vari nuovi Huawei. Huawei P9 costano di più, questo è vero. Però ci sono comunque varie alternative, anche magari un po' svalutate, che secondo me è il caso di prendere in considerazione. Anche perché comunque si parla già insistentemente di Mate 9, che non so se sarà un po' il successore di un po' tutti e due, cioè sia del Mate S che del precedente Mate 8, perché non si è più sentito dire nulla di un Mate S2, secondo me quindi ci sta che sia un unico, un nuovo Mate, ovvero Mate 9 che uscirà a breve e che quindi dovrebbe portare un'ulteriore ventata di svalutazione, quindi forse vale anche la pena aspettare un pochino a questo punto se proprio sei molto interessato a Mate S. Zenfone 3 a 300 euro, in questo momento è conveniente? Mi, se hai visto le nostre recensioni ti rispondo con un D. Se vuoi sapere di preciso perché ti rimando appunto alla recensione. Per certi versi forse più conveniente a 199 lo Zenfone 3 Max rispetto allo Zenfone 3, che quest'anno ha subito un discreto rialzo di prezzi dei listini in contrapposizione allo Zenfone 2 dello scorso anno. Sono ovviamente smartphone diversi come caratteristiche e tutto, però Asus ha avuto secondo me un netto rialzo di prezzi un po' in tutta la fascia degli Zenfone 3. Non credi che a prescindere, Michele Ferdinando, dal cambiamento di necessità nei confronti del modding, il mondo stesso del modding stia diventando sempre più arido, credi che su Android subirà a breve un forte ridimensionamento? Ma senti, secondo me un po' l'ha già subito. I team forti rimasti sono pochissimi. CyanogenMod, hai visto in questi mesi i problemi avuti dalla Ink di CyanogenMod,
e che secondo me un po' si ripercuoteranno per forza di cose anche sulla CyanogenMod Mod, che riceveva contributi dal punto di vista dello sviluppo proprio anche dagli ingegneri della Inc., tra i quali ormai sembra che solo il fondatore Steve Condit sia rimasto devoto al progetto. Quindi sì, sì, anche perché nel corso del tempo le ROM dei vari produttori sono diventate sempre più complete, sempre più stabili, più affidabili, con più funzioni esclusive alle quali dovevate comunque rinunciare, e di pari passo anche i Nexus sono diventati più completi, quindi chi voleva un'esperienza stock spesso si accontentava anche del Nexus senza bisogno di ricorrere a terze parti. E ci sono comunque altri produttori, e penso a Motorola barra Lenovo oppure a OnePlus, che offrono esperienze vicine alla stock ma comunque personalizzate in altro modo. Prima era o Nexus per la stock o personalizzazione con una touchscreen che magari non piaceva a tutti. Adesso invece ci sono più alternative un po' in tutti gli ambiti, che bene o male hanno portato ad un impoverimento del modding, che viene confinato per certi versi a chi non ha più aggiornamenti da parte del proprio produttore, allora voglia l'ultima versione di Android, oppure da parte di chi davvero non digerisca l'interfaccia del proprio smartphone, ma secondo me sono sempre meno. Note 7, le vendite a novembre, ma dai, abbiamo chiesto conferme a Samsung per l'Italia, perché la notizia era un generico Europa che vuole dire tutto ma nulla e che magari può anche essere facilmente smentita. Samsung mi sembra che stia dando preferenza all'America, ricordate che comunque già lo scorso anno Samsung aveva dato netta preferenza all'America non vendendo Note 5 in Europa, e quest'anno in un certo senso sta gioco forza confermando di non preferire il nostro continente, al quale sembra, ripeto, che manderà i rimpinguamenti delle scorte più tardi rispetto ad altri mercati, perché in America secondo me sta puntando di più a cercare di rosicchiare quote di mercato ad iPhone. Probabilmente questo perché sul nostro continente è già più forte di suo, forte magari già con gli S7, con altri dispositivi, e quindi l'America ha questa preferenza, ma almeno questa è una mia impressione. Non appena avessimo una conferma da Samsung Italia per la commercializzazione in Italia, la troverete senz'altro su androidworld.it. Zenfone 2 a 64 giga contro P9 Lite, quale scegliereste? Oh mio Dio, questa è una sfida al vertice, perché sono entrambi smartphone che tra il pubblico so che hanno un grandissimo gradimento. Io personalmente ti direi Zenfone 2, perché apprezzo forse un po' di più l'interfaccia Asus rispetto a quella di Huawei, però sono anche due dispositivi abbastanza diversi in termini di estetica, appunto di interfaccia e anche di qualità generale, quindi è abbastanza soggettiva come scelta. Vale la pena aspettare Note 7 oppure S7 Edge allo stesso livello? Secondo me, se non hai appunto voglia di aspettare, S7 Edge lo paghi di meno, in termini di batteria non noterai la differenza, nemmeno di performance. La fotocamera sostanzialmente è la stessa, cosa ti mancherebbe? Ti mancherebbero l'iSpan, display che si dice sia un po' migliore, però anche lì insomma ti devi sforzare per vedere le differenze con un S7 Edge. Insomma, per farla breve, io non mi farei troppi problemi e andrei di S7 Edge, a meno che tu non sia davvero un fanatico dell'iSpan, ma io ancora di fanatici dell'iSpan devo sinceramente conoscerli. Ciao, ma di Redmi 3 Pro non parlate? Come no, abbiamo Redmi 3 Pro, mio Dio. Redmi 3 Pro, sì, abbiamo anche già recensito. Infatti, ogni tanto ho sempre paura di confondermi con tutte queste varianti di Xiaomi, ma... Redmi 3 Pro, cara Filomena, trovi la recensione su androidworld.it. Se cerchi recensione Redmi 3 Pro, lo trovi. Secondo te ho fatto bene a prendere iPhone 6S al posto del 7? Io personalmente non ho visto tante differenze. Te ne riparleremo in sede di recensione e anche di confronto. Caro Marco, secondo me ormai è difficile che il top di gamma dell'anno successivo sia così rivoluzionario da rendere sconveniente quello dell'anno precedente, che nel frattempo si è anche svalutato di molto, perché poi il punto è anche la grande differenza di prezzo che c'è adesso tra iPhone 6S e 7, e questo vale un po' per chiunque. Quindi la mia risposta è no, secondo me non hai fatto male, e ti dirò che secondo me questa risposta vale, ti ripeto, un po' per chiunque, perché ormai siamo arrivati al punto in cui è difficile che lo smartphone dell'anno successivo rivoluzioni tanto l'esperienza d'uso rispetto a quella dell'anno precedente, a meno che uno non abbia delle esigenze molto specifiche o a meno di non considerare un singolo aspetto. Esempio, S6 Edge ed S7 Edge, autonomia nettamente migliore su S7 Edge, proprio nettamente,
Quindi lì, se uno davvero valuta l'autonomia come un punto fondamentale, allora questo era giusto per farti un esempio. Sono previsti nuovi Chromebook o Chromecast per il 4 ottobre? Chromecast probabilmente sì, un Chromecast forse compatibile con 4K, che sarebbe sostanzialmente l'unica cosa che manca a Chromecast. Chromebook non credo. Staremo a vedere, Google sembra puntare molto su questo evento del 4 ottobre, diretta live streaming, il nostro live blog, tutte le novità su androidworld.it, ma anche su Smart World, perché si parla di Daydream, si parla di Google Assistant, quindi di uno speaker intelligente, se così possiamo dire, che dentro non avrà Android, ma avrà sostanzialmente una versione un po' evoluta, sembra sarà un Chromecast un po' evoluto, per dirla in maniera spicciola. Quindi insomma, tante novità che seguiremo insieme il 4 ottobre. Ciao Nicola, ciao Salvo. Cosa ne pensi del Lumimax Plus? Ti confesso in realtà niente, cioè non un Axo Plus, sì, scusa, l'ho letta frettolosamente. Io sinceramente al momento non ho un pensiero predefinito, te lo dico veramente onestamente. Zuk Z2 arriverà in Italia ufficialmente? Non lo so, io pensavo che ormai su Amazon l'avremmo trovata in pianta più stabile, come fu per il primo Zuk, che ricorre ormai sempre in offerta lampo quasi su Amazon. Vedremo se si tratterà di aspettare, ma non lo so, sinceramente non lo so. Emanuele chiede: secondo te, ora che Google sta cambiando un po' strada con i nuovi Pixel, dite che ci sarà una remota possibilità che vengano venduti anche dalle grosse catene di distribuzione? Secondo me in Italia no. In America ci sono accordi con Verizon, e comunque si parla di un solo operatore, sembra, anche per l'America. Vedremo Google Store e poi i soliti, mi aspetto Amazon, mi aspetto Stocchisti, mi aspetto qualche altro store online, ma la grande distribuzione sinceramente non lo so. Vero è che Google sembra che punterà comunque anche sull'Europa per il lancio dei nuovi Pixel, quindi staremo a vedere se davvero vogliono fare le cose in pianta stabile e più seria rispetto a quanto fatto in precedenza con i Nexus. Non ci spererei comunque tantissimo. Hacking, furti di credenziali sono problemi seri negli Stati Uniti e da noi, lo sono esattamente da noi come lo sono negli Stati Uniti. Da questo punto di vista, quanto è grande la differenza in termini di pericolo? Diventerà mai un problema serio qui da noi? Secondo me, Ferdinando, il punto è che negli Stati Uniti ne abbiamo maggior percezione, perché spesso succedono lì questi scandali di hacking, furti di dati. Non ci giriamo attorno, lo scandalo di Diletta Leotta, alla quale hanno fregato un paio di foto qualche giorno fa, è la versione edulcorata di quello che è successo mesi fa ad alcune star americane, a cui avevano sempre craccato sostanzialmente l'account iCloud, o meglio craccato, era riuscito ad avere accesso, perché poi anche lì secondo me c'è stato poco di cracking, lo sapete anche chi è stato accusato, o meglio accusato, chi è stato trovato colpevole di aver sottratto i dati a queste star americane. Da noi è semplicemente meno evidente il fenomeno, secondo me per una semplice legge dei grandi numeri, è tutto qua. Però in America utilizzano lo stesso iCloud che utilizziamo qua in Italia, o comunque iCloud, perché in entrambi i casi si è trattato del servizio di Apple, ma è uguale, cioè i servizi che usiamo noi, i servizi che usano in America sono gli stessi, i rischi di furti sono gli stessi. Avete visto del grande furto avvenuto su Yahoo nel 2014, che adesso tutti dicono: oh mio Dio, cambiate password, cambiate ogni cosa. Sì, è vero che se avevate dati sensibili su Yahoo è il momento di stare attenti, ma è anche vero che tra l'altro questo furto è avvenuto quasi 2 anni fa e probabilmente anche lì, se doveva succedervi qualcosa, magari vi era già successo. Comunque ribadisco, cambiate assolutamente password se utilizzavate i servizi di Yahoo. Fatto sta che queste minacce sono reali e lo sono in tutto il mondo. Il fatto che i report vengano soprattutto spesso dall'America è semplicemente un fatto di grandi numeri, ma non per questo non sono da sottovalutare. Hai visto Huawei Nova a Berlino? Cosa ne pensi? Penso che siano dei belli smartphone anche esteticamente, sebbene il design non sia certo nuovo. Migliori forse di quanto non avrei pensato durante proprio la presentazione, dove sembravano quasi un modo per ammiccare un po' al pubblico femminile. In realtà hanno un loro perché, parlavamo proprio prima del loro arrivo in Italia, che sta succedendo, diciamo, proprio in questi giorni. Si incominciano a trovare sugli store online, ancora direi non molto nella grande distribuzione, ma sono interessanti. Se hai visto comunque la recensione di Nova Plus su Android World.it, saprei già che cosa ne pensiamo.
Nicola, per un uso universitario mi consiglio uno Surface Pro 4 o parità di prezzo un notebook tradizionale con hardware più potente? Oddio, Surface Pro 4 secondo me per uso universitario è anche troppo, troppo anche come prezzo. Io per un uso universitario consiglierei anche qualcosa di più basso, a meno che il tuo uso universitario non preveda compilazione, quindi scrittura di codice, oppure foto di tocco, video di tocco, altre cose per cui tu abbia bisogno di capacità computazionali piuttosto elevate. Secondo me per uso universitario va benissimo per esempio un T300C di Asus, che nel frattempo si è svalutato abbastanza, è sia tablet che convertibile, insomma ha una tastiera solida e non come quelle di Surface che non lo sono, fermo restando che la tastiera di Surface 4 è tra le migliori, ma non ti permetterà comunque di utilizzarlo esattamente come un notebook tradizionale, cosa che il T300 di Asus invece permette. Ha anche lui la penna, costa in alcuni casi anche la metà di uno dei Surface, io un pensierino ce lo farei. Ragazzi, continuate a fare tantissime domande, io sono molto contento per questa settimana, mi fermo qua perché sto finendo la voce, e poi devo andare a finire di montare la nostra prova di macOS Sierra. La troverete a breve su smartworld.it, ci sentiamo, anzi vi sentite la prossima settimana con Emanuele, e mi raccomando, il 4 ottobre tutti qua per l'evento Made by Google, che non mancherà di tenerci compagnia in serata dalle 18 in poi del 4 ottobre prossimo. Ne riparleremo comunque ovviamente la prossima settimana. Vi saluto a tutti, vi salutano tutti quanti anche qua in redazione. Ciaone, ciaone, allo, allo ciaone, ciaone con allo. Anche la nostra prova di allo la trovate come sempre su androidworld.it. Ciao ragazzi e buon fine settimana.